Ecche dati, sì ragazzi, ve lo avevo promesso e quindi sono tornato di cattiveria e prepotenza su Clash Royale. In realtà ragazzi, avevo messo un obiettivo mi piace entro la mezzanotte per il video 2 contro 2 con il buon Fabio, però l'obiettivo mi piace non è stato raggiunto, quindi vi invito ragazzi miei, mi raccomando, continuate a supportare questo genere di video, arriviamo almeno a 4000 mi piace entro la mezzanotte e domani vi porto le partite epiche insieme al buon Fabio. Detto questo, ciao e bella a tutti da me, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Road to 50.000 iscritti su questo canale e vi ricordo che su questo canale ovviamente non usciranno solamente video di Clash Royale ma anche vlog, tour della casa, vi faccio vedere il nuovo studio, quindi supportatemi al massimo anche qui. Detto questo, non ho altro da aggiungere, immergiamoci in questa nuova puntata di Clash Royale e ho deciso di fare delle modifiche al mio deck di base, quello che in realtà preferisco, quello con cui gioco molto di più, no? Svario parecchio, cambio parecchi deck, ma questo in particolare, quello che avete visto in queste puntate, è quello che adoro di più in assoluto. Innanzitutto andiamo a riscuotere i nostri premi di giornata, abbiamo solo sbloccato le soglie perché i premi... Oh, buono, tutto buono ragazzi, vabbè, non c'è sta niente di che, tanto ormai ce le ho praticamente tutte le carte. E quindi andrei rapidamente sul deckino. Ragazzi miei, sapete che questo è il mio deck. Ho anche seguito in parte i vostri consigli e mi avete detto che la gelo sì è devastante, ma forse sono un po' troppe le magie che sono su questo deck. Motivo per cui sono un po' indeciso in realtà. Questa è una modifica che io avevo già fatto parecchio tempo fa e mi ci ero trovato bene perché andavo ad alleggerire il deck. Però è sempre una magia in realtà. Voglio fare un tentativo così e poi ragazzi vado però a togliere una magia in favore di un'altra carta che adoro in particolar modo. E come la voglio utilizzare? Allora facciamo così, mi faccio un rapido Sad and Death per prendere un baule perché lo adoro, quando ci stanno i Sad and Death piglia, butto, faccio, fai così, tec, aia, ma questo che l'artiglieria pesante mi sa che fa una brutta fine, perché io faccio così, poi faccio così e scapoccio tutto, sbirbim bim 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 e bam. Ragazzi mi è peccare pure la furia, però su sti mazzi c'ho il vantaggio nei mazzi a minutaggio normale, nelle partite a minutaggio normale contro il golem avrei fatto veramente fatica, su queste faccio la differenza. Allora, queste sono le soglie che ho sbloccato, andiamo a donare qualche carta ai nostri membri del clan e presto farò pulizia ragazzi, prestissimo andrò a togliere gli inattivi, quindi ci sarà spazio anche per voi. Detto questo, adesso con questo mazzo ci andiamo a fare una battaglia e proviamo a scalare, proviamo ad arrivare all'obiettivo 6.000 trofei. Quindi, vediamo, io non lo so perché con la gelo diciamo che posso anche difendere, questo diventa un mazzo un po' più offensivo, un po' più spregiudicato e forse potrei far fatica a difendere. Ecco qua per esempio avrei già piazzato, aspettate già manchi appettato, però va bene, proviamo, spin, ecco, va bene, qui per ripulire la zona si fa così, ecco, e mo che mi invento qua, mi ha fregato con l'elisir ragazzi, mi ha fregato, è in vantaggio di elisir ed è palese, il colpo lo prendo e non posso assolutamente evitarlo, quindi nel giro di un attimo mi è salito, mi è andato in vantaggio ovviamente e, questo è un mazzo molto particolare. Adesso ricarico, c'è più a parlare, elisir e ecco, mo so quello che devo fare. Allora, ok, 9, fai così e va bene. E qui hai placato la situazione. Lui adesso baderà probabilmente a difendere. Infatti cercherà di farlo, però manco tanto. Io butto la gang di goblin in mezzo, un po' di qua, un po' di là, così infastidisco dal punto in cui in realtà avevo iniziato a fare male. Qua devo fare così. Non mi piace perdere l'elisir, non so se vi siete resi conto, quindi cerco sempre di, non appena si sta caricando al massimo, di andare. Non mi piace attendere, ragazzi, so fatto così. Qua una palletta di neve che lo avvicina. Qui facciamo così,
qui facciamo così, cerco ovviamente di difendere la situazione, vediamo se riesco senza subire ulteriori ma il danno lo prendo uguale perché è molto vicina e va bene. E qui ragazzi miei vado un po' controcorrente e tento la che palle con sta carta ragazzi, che palle. E in realtà non è andata male, eh. Però solitamente cambiare in corso d'opera, se stai su un lato, andare sull'altro, diciamo che è sempre abbastanza controproducente. Però, oh, zitto, sta partita non si sta a mettere poi così male. Anzi, e io visto che ci sto, ecco, non ho ripulito la zona, però la ripulirò a breve. Sono passato avanti e adesso addirittura ho la possibilità. Sì, mena, fa come te pare, tanto ormai. E va bene, questa è bella cannata. Adesso che cosa posso fare? Io direi, con tutta la tranquillità del mondo, ragazzi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ciao, 2, 1. E ho vinto! Quindi ci siamo portati a casa questa partita, era cominciata in un modo, sono stato bravo ad indirizzarla in un altro prendendo le misure all'avversario e adesso faccio però quella modifica che vi avevo promesso. Qual è? Ve le faccio vedere rapidamente tutte le carte, ce ne ho parecchie a livello massimo ragazzi perché non ve prendo un giro, io a Clash Royale non è che lo sto riportando anche perché su YouTube sta andando bene, ma io a Clash Royale non ho mai smesso di giocarci, da quando è uscito ci ho giocato sempre, tutti i giorni, e non vi sto dicendo una bugia. Voglio provare a fare una cosa di questo tipo, quindi una via di mezzo, ecco, se così vogliamo dire, togliere una magia e provare a vedere che cosa può succedere. Io mi rifaccio un Sudden Death, perdonatemi, ma adoro i Sudden Death, voglio un attimo capire il mazzo. Mi voglio sempre riabituare ogni volta che faccio delle modifiche. Allora, questo lo scapocciamo così. No, mi sono sbagliato. Vabbè, può capitare, raga. Può capitare. Ah, hai capito questo come ragiona, come lavora? Allora, qui, vediamo se faccio in tempo ad allontanare. No, giocata malissimo sta partita, ragazzi. Giocata male. Ma praticamente inchiappettato. E vabbè. Gli errori si pagano a caro prezzo. Però... sì, ciao, buonanotte. Può capitare ragazzi, una partita un po' così, ecco. Piccoli errori che si commettono e poi che ti pregiudicano ovviamente la partita. Andiamoci a fare una partita come si deve con questo nuovo mazzo e proviamolo. Vediamo se può essere meglio rispetto alla modifica che avevo fatto prima e rispetto a come ce l'avevo prima di fare questa. Questa è l'altra modifica. Parto sempre così, ragazzi, a me piace... sì, buonanotte. Soffro particolarmente sti mazzi, ragazzi, li soffro in particolar modo. Sì, buonanotte, sogni d'oro. Allora, facciamo così. Boom! Pulito quasi tutto, ma non troppo. Un colpo lo prendo. Il secondo no, e resto in vantaggio. Già questo, diciamo che è un segnale decente. 5, 6... Come me la gestisco? Me la gestisco con il mio mitico stregone elettrico, ragazzi, io lo adoro. È imprescindibile sta carta per me, e qua devo fare per forza così, per forza di cose. Non spreco la palletta, subisco qualche colpo, non mi interessa, però ecco, mi voglio tenere un po', vediamo, un colpettino gliel'ho dato. E qui entra in gioco la Valchiria, Valchiria che per me è una delle carte più devastanti e più potenti. E qui aspetto, mi ricarico l'elisir, anche perché sono in leggero, seppur leggero, però comunque vantaggio. Metto il mega sgherro sulla Valchiria e ovviamente però devo caricare dall'altra parte, quindi lui lo sa. Ecco, qua è difficoltà, forse no, spreco tutto l'elisir, però ragazzi almeno ho... Sì, ho... Non serviva la palletta, i due elisir me li potevo sicuramente tenere. Lui adesso è avanti di elisir, però boh, certe volte parto proprio in automatico. Allora, Valchiria qui, vediamo se sicuramente riusciamo a difendere, però questa non la difendiamo perché
Sta signorina, ragazzi. Ah, forse la prendo. Forse. Annaggia, ci ha messo davanti la patacca della zia. Allora. Ok, mi accontento. Mi accontento, va benissimo così. E quella è un po' più indietro. E qua però la cattiveria. La cattiveria, ragazzi. La cattiveria. 1700. Vediamo. Presa. Ah, bel colpo, ragazzi. Bel colpo. Allora, qui faccio una cosa di questo tipo. E non è stata neanche una cattiva idea, in realtà. Quando l'Elisir. Ovviamente. Però, oh, me la sto cavata, dai. Me la sto cavata egregiamente. Io vado pure di offensivo, perché tanto è andato un po' nel panico, in realtà, no? Qui un colpo lo subisco, non è un problema. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ok. E anche questa è andata. Ragazzi, mi fate sapere... Io a sto punto voglio sapere, secondo voi, qual è il mazzo migliore. Anche con questo mi trovo bene, però senza la gelo, devo dirvi la verità, sento che mi manca qualcosa. Cioè, la possibilità di congelare in attacco e in difesa per me è importante. Anche questo mazzo comunque gira bene, è 3,4 dell'Isir, quindi non è esagerato in media. Potrei fare di meglio e alleggerire ancora di più, in quel caso girerebbe molto più rapidamente, però devo dire, dai, non è sicuramente male. Se avete qualche consiglio su qualche altra carta con cui potrei sostituire il mazzo, con cui potrei modificare il mazzo, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili sociali stanno qui sotto in descrizione, qui trovate dei contenuti consigliati, ragazzi, alla prossima con un nuovo video. Bella!